Cacciatore di mafiosi nasce dalla curiosità mia e anche dell'editore che mi ha seguito di cercare di capire come avvengono le catture dei latitanti più pericolosi d'Italia, perché molto si scrive, molto si dice del momento della cattura, però spesso non si racconta tutto quello che avviene prima, quindi mesi, a volte anche gli anni impiegati per arrivare pian piano a scoprire dove dimorano i latitanti. Sono mesi e anni di attività intensissime con squadre di 20, 30, 40 tra poliziotti e carabinieri, sofisticata tecnologia, ore e ore e ore di appostamenti. Quindi io ho cominciato ad appassionarmi perché stavo seguendo una storia di questo tipo e poi ho voluto scoprirne delle altre. Servono tre caratteristiche secondo me principali per poter essere un cacciatore di mafiosi: la costanza, la pazienza, io direi soprattutto lo spirito di sacrificio, perché è una vita in missione che quindi deve rinunciare a molte cose, a cominciare dalla famiglia. Tra le tante cose che mi hanno colpito di questi cacciatori di mafiosi c'è sicuramente l'ostinazione. Io per ostinazione intendo la volontà, anche a fronte di chiamate importanti per sviluppi di carriera altrove, volontà di rimanere in città come Palermo, Reggio Calabria, città difficilissime, ma dove loro sono nati e dove dicono dobbiamo rimanere perché questa città per primi appartiene a noi. Le mani sulla pistola, l'ispettore catalano cacciò giù la saliva, slacciò due bottoni della camicia. I muscoli delle cosce bruciavano e pulsavano. Era come se ci avessero sfregato sopra una pezza rovente. Raccuglia riportò indietro la gamba a cavallo della finestra. Tirò su col naso. Domenico Raccuglia, stai fermo, è finita. Non aggiunsero altro e non fecero altro.